Sei stato da solo? Andiamo a fare il video dei sabicchi. Mi sono alzato, non c'era proprio, sono sceso. Andiamo a fare il video dei sabicchi allora. Vestiti, Va bene. dai. Buongiorno. Sei carico? Anche tu ti sei svegliato da solo. Andiamo a fare il video. Hai pronti ad andare, eh? Zen. Il cane guida il furgone, adesso facciamo guidare la barca a mio figlio e siamo a posto. Dai, si parte. Eccoci qua, le prime luci dell'alba, il mio cuore, vieni su. Lotto. Andremo a provare i blasonati sabbichi della casa Giazzui, che le sto già utilizzando da più di un anno e hanno risultati stupefacenti, e i Rush, questi gigattini che vengono messi in ulteriore ai sabbichi per rendere ancora più attrattivo il nostro apparato. E con noi la grande Pepper Tataki e il nostro Urus. Questa canna e questo mulinello hanno 12 mesi di vita. E mi piace sempre utilizzare le attrezzature che utilizzo già da un po' di tempo per farvi capire che il mantenimento al sole, alla salsedine e a tutto è veramente eccezionale. Bene. Sei. Niente, forte, eh? Di più. Di più. Di più. Bravo, così. Ancora, ancora. Ancora. Bravo, là. Come vai lì? Tutto bene? Eccoci qua, tecnica molto semplice, aperta a tutti, che in molti la utilizzano per reperire le esche per la traina col vivo, però allo stesso tempo è anche un buon metodo per riuscire a reperire pesce azzurro da mangiare la sera con i familiari. Anche se è una tecnica molto semplice, bisogna saper mettere in simbiosi due strumenti, il nostro GPS e il nostro ecoscandaglio. Questo ci servirà per trovare la marcatura giusta per calare, perché ovviamente anche queste sono marcature, vedete, però non sono proprio quello che cerchiamo noi. Servono marcature un po' più a punta e che salgano almeno fino ai 30, fino ai 40 metri, diciamo. Noi siamo su un fondale di 56 metri e il GPS ci serve perché quando troviamo la nostra marcatura marchiamo il waypoint per poi così riuscirci a ripassare sopra. Ecco, questa, vedete,
sta partendo una nuova marcatura e questa è un po' più interessante. Ecco, questa è la marcatura che stiamo cercando noi, vedete? Qui in mezzo ci saranno sicuramente sgombri, alloze, sugherelli, eccetera, eccetera, eccetera. Proviamo? Sei pronto? Sì. Andiamo. Ok, segniamo il punto. Waypoint, mark. Ok? Così, in maniera tale di poterci ripassare sopra dopo. Allora, ci siamo fermati e abbiamo capito dove ci porta lo scarroccio. Ora l'azione da fare è mettere le nostre parature in acqua, parature che vengono composte, come vedete, da un doppio sabiki, e in mezzo ci mettiamo il nostro gigattino. Questo serve per attirare i pesci un po' più grossi, insomma. Dopo vi farò vedere comunque la montatura dall'A alla Z. Iniziamo, mettiamo in acqua il nostro apparato e una a sinistra. Tu Eli, ora quando Babbo te lo dice devi aprire uno e due di là. Ok, adesso Babbo va alla guida, cerco la marcatura, appena la troviamo tu apri due archetti, va bene? Sì. Pugno. Ecco, vedete? Qua praticamente è dove ho segnato il waypoint prima. Quindi, calcolando lo scarroccio, noi ci stiamo risalendo. Appena siamo in prossimità, più o meno sopra, caliamo immediatamente le esche in maniera tale di esserci perpendicolari al 100%. Parte la marcatura. Ovviamente qua abbiamo segnato il punto più alto, che è... ci siamo quasi. Vai Eli! Bravissimo. Vai pure in quella là. Canna in mano, amore mio. Mentre si scende, guarda, metti la manina qua. Ogni tanto fermi 2 secondi. In maniera tale di dare un movimento un po' più strano all'esca. Eccoli, eccoli qua, blocca Eli, oh! Anche a me! Bravo! Manco tirato giù la canna! Itzga. Belli, tirano eh? Troppo! Ohia! Vediamo di che cosa si tratta. Alose, ripeta. Esca micidiale per tutto. Peculiarità sulle alose: appena le mettete in vasca chiudetele immediatamente, sennò vi schizzano fuori. Per fortuna questa vasca ora è vuota, quindi non riescono a fare questo tipo di salto, però se fosse stata piena sarebbero già scappate. Come va, amore mio? Bene. Ho già preso 6. Continua, 7. Continua. Così. Bravo, continua. No. Continua, continua così, bravo. Continua, non dare ferrate. Tella bene la canna così. Ecco qua, vai. Ok, sei arrivato al 3 metri del preterminale. Io metto sempre questo spezzoncino di preterminale per indicarci. Guardala! Oh no, cos'è? Un sugherello? No. Una rosa. Una mennola. Bella! Bella questa, eh? Eccoli. Opla! Anch'io! Questa canna è veramente eccezionale. È una canna polivalente. Nasce per il tataki, ma anche col sabiki. Si comporta in maniera egregia e ripeto, come vi stavo dicendo all'inizio, queste canne le ho già da un anno e da un anno le utilizzo. Ovviamente per fare i video di solito si prendono attrezzature nuove, però proprio a me piace proprio far vedere che utilizzo questa canna già da un anno e le condizioni sono ancora perfette. Wow! Facciamo un acquario mediterraneo. Questo non mi dire come si chiama perché non lo so. Pesce rosso d'acquario lo chiamiamo, eh? Guarda che bello! È molto strano. Da notare che ha gli stessi colori del sabiki. Bellissimo. Non è che un sabiki. Questo lo rilasciamo, però è troppo bello, eh? Guarda anche la bocca.
Non è che non si avvicchi, ma un po' adesso più grande. Adesso lo mettiamo in vasca e poi lo rilasciamo dopo. Intanto rilasciamo anche gli altri pesci. Tu ce li hai, Eli? Sì. Allora, 9 su 10, appena scende l'esca, viene subito attaccata. Se non viene attaccata, proverò a farvi vedere l'azione da fare. 1, 2, 3, vedete? Scappare con cercate del genere fino a 15-20 giri di mulinello. Arrivati così, una bella botta grossa e poi ricalate giù. Io quel 9 su 10 l'ho già fatto. Grazie. L'ho già preso il pesce. Grande, amore mio. E pesa anche tanto. Ecco qua. Di nuovo. Questa è l'azione più per sgombri, perché gli piace attaccare l'esca in movimento. Un vino lì? C'è il pesce! C'è il pesce! No, un altro! Tieni, tieni su! Io so quando c'è il pesce. Tieni sulla canna, amore. Ecco qua. Oggi è facile, oggi è un po' facile. Tutti i tipi di pesci del mar Mediterraneo oggi. Dobbiamo avere tutti i pesci dentro. Ok, amore, aspetta. Ok, canna nel portacanna, amore mio. Ora ci proviamo a spostare di un po' e andiamo a cercare qualche bello sgombro, così ti spacco le braccia. Andiamo. Ma dobbiamo fare tutti i pesci del mare Mediterraneo. Ci manca lo sgombro, il sugherello. Adesso proviamo lo sgombro e il sugherello. Allora sali qua, guido io, eh. Ok. Ok, cambiamo spot e per andare a cercare qualche sgombro. La ricerca la faccio sempre sui quattro nodi, in maniera tale che appena mi esce la marcatura ho il tempo di potergli calare sopra. Quindi, velocità, innesco l'autopilota, possibilmente controcorrente, in maniera tale di avere più tempo per riuscire a calare sopra la nostra marcatura. Come vi dicevo prima, una tecnica simpatica, divertente, aperta a tutti e, diciamo, fra virgolette, molto semplice. Una volta che si riescono a mettere in correlazione la marcatura col waypoint, ecco che il 90% è fatto. Poi, aggiungendo le attrezzature che vi ho elencato, che sono veramente eccezionali, io sto già utilizzando, ripeto, da più di un anno, il gioco è... arriviamo al 99.9% di possibilità. Vai, apri gli archetti. Ecco, vedete, io lavoro in 50-200. Il 50 mi consente di vedere un po' prima la marcatura e la 200 mi consente di vederla sotto. Appena vista, in movimento, e lì accalato, vediamo un attimo. 6. Fatto. E lì ogni tanto bloccalo così, un paio di secondi. Ecco, bella marcatura ora, eh. Adesso li dobbiamo prendere. Recupera veloce e poi rilascialo andare, amore mio. Ok, lascialo andare. Ce l'abbiamo sotto, Eli, eh. Posso chiudere? Sì, ora sì. Ce li hai? Tira un po'. Sì, sì, recupera. Tira forte. Recupera. Eccoli. Oh! Anch'io ce l'ho un bel. Io c'ho gli sgombri, amore. Anch'io forse. Ecco, vedete la scena della Pepper? Stanno arrivando, sbandierano e quindi sono sugherelli. Ah, ho
Come vai lì? Bravo, Eli. Vabbè, è arrivato. Stai un po' più in là, mo. Bravo, verso dietro, ok, vai. Ora alza la canna. Alza, 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 alza. Alza, 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 alza. Quadrupletta, oh. Una quadrupletta molto bella. Ecco qua. Pesce sanguinoso. Quadrupletta, tre alose e un sugherellone. Ci manca lo sgombro, ci manca il filotto di sgombri. Eh? Grande amore. Eccomi qua, abbiamo sporcato tutto di sangue. Componente fondamentale delle mie battute di pesca è questo secchiellino della Bad Bass con la sagola annessa. E voilà. Utile sia per mantenervi il vivo quando andate a seppia dal pontile e utile per lavarvi la barca. E poi il bello che tiene veramente poco spazio. Bad Bass. Leggero. Vai, 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 Eli, sono pieno, vai. Metti un come che non c'è domani. Recupera, Eli, recupera. Fishon. Fishon. Dai. Sean. Aia. Vabbè, troppo duro. No, continua, amore. Vabbè, troppo tieni duro. Tieni duro, lo so, sono tanti, dai. Vabbè, troppo duro. Amo, tieni duro. Fa male. Oh, sugherelloni. Babbo. Uno si è slamato. Benissimo. Cos'è? Non mi fate più tiro. No. Ne hai presi due nello stesso amo, Eli. Ecco perché pesavano. Due nello stesso amo. Bravo, Eli. Portalo dentro senza farti male. Vieni, vieni, vieni. Sgombretto. Sugherello, amore, sugherello. Bravo. Buttalo nella vasca. Grande. Pesciolino, non è lì. Ora sta allo sgombro. No, secondo qua, secondo me sono i posti migliori questi. Un buon punto, eh. Io ho preso un altro serrone attaccato al gigattino della Rush. Vai giù. Ah sì, ce li hai. Bravo, c'hai gli sgombri. Abbiamo finito il mar Mediterraneo. Finito! Sgombri! Abbiamo fatto il mar Mediterraneo! Sì! Grande Eli! L'ho finito! Apri! Vai su questa, vai su questa, vai su questa, ci sono altri sgombri! Vai su quella, ma arrangio io qua! Vai su quella là! Su questa! Sì! Bellissimi! E adesso è un momento un po' difficile, ma... bellissimi! Bravo Eli! Si vede il cielo azzurro. Babbo, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho, non lo posso perdere. Su, alza ora. Madonna che filotto. Madonna che filotto, lascia me. Madonna che filotto. 1, 2, 3, 5 plet. Qua hai fatto filotto, Eli. 6 pesci. Sabiki Jatsui. Fa la differenza! Grande! Aspetta amore, tieni qua. Vado prima che cada. Ok, quello. Iniziamo a slamare da una parte. Aia. Il rush. Ma sono sgombri. Gigattino. Oba, c'è qualche sgombro? No, sgombri no. Eccoci qua. Allora, la paratura, 3 metri di preterminale, 0,40, sempre il tattica. E lo colleghiamo sul trecciato il nostro striker multicolor 020 con un Tony Pegna. Poi andiamo a mettere una girellina, una perlina, perdonatemi,
poi una girellina, sempre girellina, bed bus, adesso ve la faccio vedere. Ok, girelline sono queste e le perline sono queste della Soul Catch. Perfetto, una volta collegato qua andiamo a recidere e andiamo a attaccare. Ce li hai Eli? Sì. Grande. Intanto riprendi Eli. Tanto Eli sta facendo man bassa. Grande. Io metto sempre prima il G869. Perché? Perché ha un trecciato un po' più grosso. Questo è tutto fluorocarbon nei nostri sabichi. E lo andiamo a collegare in questa maniera. Semplice, semplice. Poi si apre così. E voilà. Poi metto un rush, questi gigattini. Questo gigattino ci consente di fare una selezione sui pesci un po' più grandi che vengono ad attaccare la nostra esca, la nostra apparatura. Apriamo qua, mettiamo dentro il nostro gigattino, andiamo a collegare l'altro nostro sabichi. Non c'è niente. Non c'è niente. Si è slammato allora. Rimanda giù, amore, rimanda giù. Prima un po' di patatine. Sì, passami un piombo dal di là, apri là. Passami un piombo. Dammi. E voilà, piombo in fondo da 150 grammi e la nostra apparatura è pronta. Vedete, gigattino in mezzo e voilà. E li cala giù, cala giù, cala giù, stai già scendendo? Mm. Aspetta che facciamo l'ultimo strike in diretta. Apparatura ve l'abbiamo fatta vedere, i pesci vi abbiamo fatto vedere il mar Mediterraneo, li abbiamo presi quasi tutti, tutte le razze, tutte le specie. Ed ora vediamo di chiudere questo video. Prima prendo sto pesce, boh. Ma sti pesci. Poi salutiamo. Oh, oh, oh. Il filotto per chiudere il video, ce l'hai Eli? Ma cos'è questo? Grande! Vai che chiudiamo con la botta! Recupera veloce, amore! Babbo, non è colpa mia, ma è troppo duro! Lo so, anche da me è molto duro! Non è che sei tu! No! Ah, adesso ti vengo anche a aiutare, amore, eh! Tu continua, continua a recuperare! Non perdere la canna, eh! Quello è sicuro oh, che. Oh! 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 Ah. Ok! 5! Babbo! Arrivo, amore! È una lotta contro il tempo! Aia! Arrivo! Wow! E che cosa hai preso? Guardate che bella azione questa Red Pepper Tataki! Wow! Oh, fantastico! Mi sono spaccato. Eli, inizia a rilasciare questi nel mentre. Questo. Oh, cos'hai preso qua? Guarda qua, Eli! Eli, tutti sgombri! Guarda, guarda qua, guarda qua! Tutti sgombri, grande Eli! Guardate che spettacolo! Io direi che vi ho fatto vedere quanto sono buoni questi sabichi. Un salutone dal me, il buon Elia e il buon Zen. Ciao, al prossimo video, diglielo. Ciao Italia Fish TV, al prossimo video.